da queste parti, ma dove? Dove sarà caduta quella sfera di fuoco? Dove? Eh? È là. C'è il leone bianco! Ammonta! Ora so chi ha rubato i miei cavalli, maledizione! Avrà la lezione che meritano i ladri di bestiame! Non possono uccidermi per una colpa che non ho commesso. Non sono un ladro di bestiame, io. Ma? Cosa succede? Sta accadendo qualcosa. È finita per te. Buon viaggio, leone bianco. Yes! Non mi inseguiranno fin quassù. Oh no, quello era velenoso. È finita. Fuoco dentro. Muoio. Addio, mia. Addio, miei cari figli. Non vi rivedrò mai più. Lia. Rune. Lucio. C'è là? Cos'è? Ma sì, è la sfera di fuoco. Esseri umani, esseri. Ma che succede? Il veleno mi sta uccidendo. Avanti, spara, finiscimi presto, su, avanti, spara, su! Oh, ma come? Un leone che parla? E questo non è possibile! Ho vissuto tra gli esseri umani e sono contro ogni forma di violenza, io, sì! Oh.
Ma tu stai male. Su, ti aiuto a rialzarti, avanti. Sei fuori pericolo ormai. Il mio nome è Leo, e il tuo? Milliam. Milliam, hai detto? Già, esatto. Sono un pilota, una ragazza pilota, capisci? Un mestiere un po' strano per una donna, ma a me piace tantissimo pilotare un aereo. Vuoi sapere come sono finita qua giù? È stata tutta colpa della mia grande e smisurata ambizione. Lavoravo alla TV una volta, sai? Poi un giorno mi stancai della monotonia di quel lavoro e così divenni pilota e partii per girare un documentario in Africa. Ma un fulmine fece precipitare il mio aereo laggiù. Ecco, ora conosci la mia storia. Cosa c'è là dentro, ragazza? Che? Ah, questa. È una foto di Lily. Una vecchia foto. Lily? Sì, un leopardo nero. Era con me sull'aereo ed è fuggita via come impazzita. Era così cara la mia Lily, dolce, affettuosa, un'amica sincera. Eravamo così affiatate noi due. Mi manca tanto la mia Lily. Tu che cosa dici, Leo? Pensi che Lily sia ancora viva? La troveremo. Dormi. Adesso basta, Lily! Che cos'è tutta questa ferocia, Lily? Ma che cosa ti è successo? Non sembri più tu, lo sai? Ah! Fermati! Lily! Non andartene! Lily! Non piangere, Milliam. Sei ferita. Avrebbe potuto ucciderti. Sembrava impazzita. Cosa può essere accaduto? La colpa è della giungla, Milliam. Spesso trasmette ferocia negli animali, tanta ferocia. Essi a volte uccidono per fame. Ecco cosa aveva Lily. Sì, adesso ho capito.
Oh, Lily. Lily. Torna qui, Lily. Torna. Non fare così. Lily, ma cos'hai? Ora che è diventata una selvaggia, non è più mia amica. Adesso appartiene alla giungla anche lei. Questo registratore lo avevo comprato per Lily, sai? Quando era piccola le cantavo sempre la ninna nanna. Non mi sfuggirai questa volta. Avanti, in cammino. Lo farò a pezzettini. Gli strapperò il cuore e me lo mangerò. La tua ferita sta peggiorando, ragazza. È necessario fare qualcosa. Oh, fa male. Ma come posso aiutarla? Che cosa posso fare io? Un momento, potrei avvertire l'uomo. Ma certo, sì, lui sì che può salvarla. Accidenti, ma se la lascio sola, potrebbe correre seri pericoli, poverina. Vai, Leo, ti prego, fa presto. Non ce la faccio più. Chiama qualcuno. Oh. Ho un'idea, sì, la nasconderò. Non muoverti per nessuna ragione, mi raccomando, piccola. Che buon odore questi fiori. Dormi, capito? Tornerò presto. Da chi posso andare? Ma sì, dagli uomini che mi avevano catturato. Attento, Leo, può essere pericoloso! Un piano d'azione. Guardate, il leone bianco! Uccidiamolo, presto! Tutto funziona bene! Solo modo per trascinarmeli dietro.
questa è carne del mio bestiame. Un leopardo nero, guardate! E lui ladro, uccidiamolo presto! Salvare Lily dovrei attaccarli, ma poi chi salverà la ragazza? E in trappola l'infame! Vivo, vivo! Aiuto! No, no! Non fuggite! E ora che ne sarà di quella poveretta? Eh? Che cos'è questo rumore? Leo, mi sono trascinata fin qui perché volevo morire accanto al mio aereo. Oh. Oh. Cosa posso fare per te, Miriam? Lily! Eh? Piccola e cara ragazza, hai voluto uccidere il demone che era in Lily, vero? Lily! Senti, è la tua canzone. Te la cantava quando eri piccola, te lo ricordi? Eh? Nessuna traccia dell'aereo precipitato. Vedo soltanto un leone bianco.